Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera, buongiorno, buonasera, buon pranzo. E allora, picciotti, picciotti, picciotte belle, picciotte. E allora, scusate, scusate. Ho notato una situazione che, oltre a non sembrarmi chiara, ma secondo me è anche un po' scorretta. Voi lo sapete, no? Io non sono mai stato una persona che a Pogba gli ha fatto i tappeti rossi. Anzi, io critico e tuttora non mi rimangio quello che ho detto. L'operazione Pogba al 100%. Pogba non doveva essere non doveva ritornare alla Juventus per tutti i problemi che ha fisici. Giusto? Ok. Benissimo. Questo io non lo nego e anzi lo ribadisco. Però Pogba l'hanno preso. L'hanno messo sotto contratto. Nel frattempo è cambiata la dirigenza. È cambiata totalmente tutta la dirigenza. È cambiato il modo di pensare e soprattutto il modo di pagare i giocatori a livello di stipendio. Io quando parlo di austerity parlo di monte ingaggi. Abbassare totalmente. Il monte ingaggi, giusto? Ok, e fin qui ci siamo. Infatti se ne si parlerà anche di Vlahovic. Fra poco o si abbassa o Vlahovic può cercarsi un'altra squadra. Su questo non ci sono dubbi. Quindi il monte ingaggi deve essere abbassato. Ora, cosa ho notato da mezz'ora a questa parte? Da mezz'ora, anzi da 20 minuti a questa parte, 20 minuti. Che c'è un accanimento un po' eccessivo nei confronti di Pogba. In che senso? In che senso? In questa benedetta intervista la stanno facendo passare come se fosse una bestemmia, come se fosse un qualcosa di illegale, da arresto immediato. Intanto io penso che, ora non lo so, la butto così. Pogba, essendo una persona squalificata, non deve dare conto a nessuno perché è squalificato, lo può anche, può fare anche un'intervista. Ma magari non la doveva chiedere il permesso alla Juventus. Minchia, ma state facendo di un pelo state facendo una trave. E cosa ho notato di strano? Ciao Gioia. Cosa hanno dato di strano? Che Agresti batte su questo chiodo in maniera potente. Agresti batte su questo chiodo facendo il video e martellando sul fatto che ha sbagliato, 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 sbagliato. Dopo neanche 10 minuti, e la cosa lì, sapete dove che mi puzza? Nel minutaggio di Gianni Albanese, come si chiama? Giovanni Albanese. Che ha fatto 2 minuti e 10, 2 minuti e 15, 2 minuti e 20. Pogba ha sbagliato. Anche lui. Stesse cose, stesse parole, stesse indiche però. Come se ci fosse qualcuno dall'alto che sta manovrando la situazione e sta dando in pasto al giudizio del popolo che Pogba ha sbagliato per questa intervista. Non mi guarda, ma non mi guarda perché Albanese quando fa il video lo fa di 8, 9, 10 minuti. A farlo di 2 minuti e qualcosa è un video fatto a comando. È un video fatto a comando. Non è un video fatto così, è un video fatto a comando. Fallo e basta. Per manipolare le menti, per manipolare le opinioni. Lui e l'altro Agresti. Quindi state sbagliando secondo me. Io invece sempre sono del pensiero che ormai Pogba è alla Juventus. Se la Juventus la vuole rescindere, rescinde e basta. Però senza continuare con questa sbagliata, sbagliata, sbagliata a fare questa intervista come se avesse ammazzato qualcuno. Se la vuole rescindere, lo rescinda, punto e basta. Però, 1 milione oggi non è niente per la Juventus. Non è niente. Io che sono un oppositore di Pogba, uno che ha sempre detto che Pogba non doveva essere preso, oggi mi trovo nella situazione di dire
visto e considerato le sue parole di ieri, fategli un tentativo a 1 milione. Non cambia niente. Non cambia niente. Non cambia niente. Punto. 1 milione non è niente. Lo fate allenare e, visto, e poi si vedono 1 milione. Bruciamo 1 milione. Possibilmente che è possibile che nella vita, che come ho detto ieri, la morte è soltanto quella sicura, questo di qua sempre si accetta, perché non si parla. Io ti dico soltanto questo, ma caro Pogba, non più di 1 milione. Su questo non ci sono dubbi. 1 milione e basta. Anche se mi dici no, 2 e mezzo, no, 1 milione. Ti do 1 milione, se vuoi accettare, accetta, se non è niente. Però c'è qualcosa dietro che non mi piace. C'è questo accanimento per farlo nuovamente passare per come se fosse veramente... Sì, ha sbagliato, ormai lo sappiamo tutti, l'ho detto anche io, ha sbagliato a parlare con il guru, a farsi le diagnosi da solo, a prendersi il DEA da solo, a non... no, ormai questo l'abbiamo fatto, è accreditato. Ma questi due video fatti uno dietro l'altro, quello che l'ha fatto 2 minuti e 20, mi sa, ragazzi, come se ci fosse un'imposizione dall'alto, come se qualcuno avesse chiamato a questi due soggetti e gli avesse detto martellate su questo punto, che poi io ribadisco, non è un punto vitale, non è un punto dove si ci può dire, non lo so, hai ammazzato qualcuno. Questo è quello che ho notato. Fatemi sapere. Un abbraccio, ma se ci incastrate fino alla fine forse io.